Sono Sabino perché mio padre era maresciallo dei carabinieri e sono nato lì per caso. Potevo nascere pure a Frascati, era momento che stavo lì. E praticamente in Sabina sono rimasto fino alla guerra. Dopo la guerra poi sono venuto a Civita Calzacane, quindi io da 10 anni in poi sono diventato a pieno titolo cittadino di Civita Castellana. Ero con la famiglia in campagna, come sfollato, e passarono i tedeschi in ritirata e naturalmente misero a soqquadro la casa. E c'avevo un gattino in mano e un soldato con la pistola fece l'atto di ammazzarlo, che quasi mi scoppiai a piangere per la paura, per questa cosa che non avrei mai immaginato. Entrarono, misero a soqquadro la casa, pretendevano che mia madre facesse i polli bolliti, ammazzavano i polli con la pistola, e queste sono cose che ti rimangono intatte come ricordo che stavamo in un punto in cui a Civita Castellana già erano arrivati gli americani e in Sabina ancora c'erano i tedeschi, e naturalmente gli americani già sparavano per distruggere le strade di fuga dei tedeschi, e noi stavamo in mezzo e sentivamo questi proiettili che fischio di questi proiettili, sentiamo il colpo di partenza e il colpo di arrivo. Ricordo l'immediato dopoguerra, la vita grama, c'era la fame vera, perché proprio non bastava il pane, non bastava, a 10 anni insomma si sente la fame se non c'hai a sufficienza. E da lì praticamente piano piano poi è iniziata questa voglia, più la rinascita in realtà è avvenuta molto lentamente dopo, però in quel momento c'era la voglia di superare tutti i traumi, di superare tutti i brutti ricordi, e quindi anche la scuola si sentiva che era un luogo dove si cercava di andare avanti, no? Di rimuovere tutto quello che era. E io avevo degli insegnanti che avevano fatto la guerra, il professor Nello Nelli, che erano i Pianzani, che erano Crestoni, erano tutte persone che ce l'avevano ancora sulla pelle, insomma, ecco, le cicatrici. Ha mai pensato di esprimere attraverso l'arte questi momenti di sofferenza? No, devo dire che ho proprio cercato di controbilanciare queste cose con la ricerca del bello, come valore proprio universale, valore positivo, perché è il bello, a parte quello che diceva Dostoevskij, ma è l'unica cosa che ti dà ottimismo, speranza e cose per cui vale la pena vivere. Altrimenti, se fai l'arte come denuncia, come ideologia, allora, vabbè, allora è un altro campo dove massimo rispetto, dove servono artisti, scrittori che fanno queste cose. Però ognuno alla fine cerca il suo ruolo, e allora era proprio la ricerca del bello, una forma di rimozione delle cose. Ma anche oggi, quando senti quello che succede in certe parti del mondo, qual è l'unica cosa che tu puoi opporre? È il positivo, è l'ottimismo dell'estetica,
non vedo altre cose se non il recupero del piacere della vita come fatto estetico, della vita come positività. Io continuo a pensare che il fine dell'arte deve rimanere quello lì, come espressione positiva della capacità umana, dell'umanità. Tra dopo la guerra poi sono venuto a Civita Castellana, quindi io da 10 anni in poi sono diventato a pieno titolo cittadino di Civita Castellana, ho compiuto varie esperienze, anche quella amministrativa, mio malgrado, perché non avevo ambizioni. È stato così un momento, probabilmente poi fatto giovane insegnante, un partito operaista, dove erano anche difficili queste contaminazioni fra classi sociali, no? Cioè l'insegnante era un po' considerato una parte superiore a livello dell'operaio. Però lo feci con convinzione, con piacere, ma senza mai pensare che sarebbe stato il mio mestiere. Proprio non... Sono stato sindaco. E sono stato sindaco e ho smesso quando ho cominciato a vedere certi avvenimenti che venivano nell'est europeo, a partire da Cecoslovacchia, l'invasione, sono cominciati molti dubbi, per cui per correttezza, per onestà morale e intellettuale, non pensavo di non poter essere più il rappresentante per un partito che su queste cose ha oscillato parecchio. Il pensiero comunque è rimasto progressista. Sono sempre alla ricerca della giustizia sociale, dell'eliminazione delle discriminazioni, delle differenze sociali eccessive, specialmente adesso poi veramente si sta verificando una esagerazione delle differenze, no? tra quello che può essere un arricchimento spropositato e quella che invece è la condizione della gente che affronta il mare in tempesta pur di fuggire da una situazione di gravissima crisi e perseguire una prospettiva di sopravvivenza, in questo caso nemmeno di successo, di sopravvivenza. Con la globalizzazione il concetto di opera d'arte si è modificato? La definizione opera d'arte, secondo me, andrebbe sostituita con opere del lavoro umano, della genialità, perché non è soltanto il quadro o l'affresco o la scultura, è anche un modo di fare, di immaginare l'ambiente abitativo, l'ambiente del paese. Noi ci abbiamo, a volte facciamo anche un po' di retorica, ci abbiamo dei paesi che sono nati come un racconto, cioè in una casa presso all'altra, e seguendo l'andamento del terreno senza violenze, senza voler alterare gli equilibri. E questo è evidentemente è frutto della genialità, del piacere di un popolo di realizzare
certe cose, di realizzarle in quel modo. E anche lì, ecco, traspare proprio la voglia dell'armonia, il piacere dell'armonia, del bello, del gradevole a tutti i livelli.